Oggi parliamo di lavoro, ultimi giorni del mese di luglio, entriamo nella fase, diciamo, calda, nella fase in cui c'è un minimo di, come dire, di distacco dalla quotidianità, però restano i problemi perché in autunno si apre una fase difficilissima. Arcangelo, il lavoro è al primo posto, Beh, bisogna l'autunno, trovare qualcosa, mi ricordi bisogna l'autunno inventare. caldo della È sempre nostra autunnicale, nazione, sono sempre stati così, sempre l'autunno è autunnicale. l'inizio di questa stagione, sono tante speranze, c'è il desiderio di trovare una soluzione per migliaia di persone e non è facile gestire una macchina elefantiaca, per esempio, come la Regione, oggi parleremo di questo con Federica Roccisano, è un'impresa davvero quasi improponibile, per Entriamo cui si subito. entra, come dire, a gamba tesa sull'argomento del lavoro con lei, ma perché la Calabria soffre di un problema occupazionale, un problema irrisolto che ci insegue da più di un secolo, tra l'altro. Ci vorrebbe davvero, come dire, un'entrata a gamba tesa per risolvere i problemi atavici che riguardano la carenza di posti di lavoro, di occasioni di lavoro, di opportunità di lavoro, specie per i più giovani. Federica Roccisano. Grazie per essere con noi. No, grazie, grazie a voi per invitarmi spesso così a parlare delle cose che si fanno in regione. La situazione del lavoro è sì, molto complicata e richiede un intervento deciso e stringente, ma io da un anno a questa parte che ho deciso di scegliere una strategia targetizzante, quindi distinguere le tipologie di beneficiari e fare degli interventi mirati e differenti da una tipologia di beneficiario rispetto ad un'altra. Cioè, rimane molto evidente l'emergenza della mobilità, però ci sono anche tanti giovani disoccupati, ci sono i Io giovani usciti dai centri della scuola. ogni giorno ricevo decine e decine di telefonate di lavoratori che sono in mobilità, mobilità in deroga, la famosa, vecchio perché ormai non c'è più, no? Mobilità in deroga, tutti mi chiedono ma che cosa fanno per noi, perché non ci inseriscono nel circuito lavorativo di questa regione, perché non ci danno qualcosa da fare, perché non veniamo inseriti, nessuno si occupa di noi stiamo... Così, abbiamo abbandonato il posto di lavoro ormai da anni, però vorremmo rimetterci in gioco. Che cosa succede? Perché non si fa? Una domanda è quanti sono soprattutto? Migliaia di persone, quante? Quante rispetto ad altre regioni in più, per esempio? Allora, parto da quest'ultima domanda perché ci permette di fare anche un quadro più coerente con la situazione regionale. Allora, i percettori di ammortizzatori si distinguono in due categorie, i derogati e i prorogati. Derogati sono quelli che percepiscono la mobilità da meno di 36 mesi. I prorogati sono quelli che la ricevono da più di 36 mesi. In Calabria la maggior parte rientra nella categoria dei prorogati. Praticamente tra l'una categoria e l'altra categoria arriviamo a più di 25.000, anche se ufficialmente noi il dato scientifico dato dall'INPS non ce l'abbiamo. Pertanto pagare E quelle. perché l'INPS non vi dà questo dato definitivo? Ma perché non è mai stata fatta una banca dati? Ma devo dirti la verità, neanche a livello nazionale, perché qualche settimana fa, quando ho partecipato a un'iniziativa a Montepulciano insieme al ministro Poletti e all'ANPAL, questa Agenzia Nazionale per i Diritti del Lavoro e Italia Lavoro, mi dicevano che stanno cercando di costituirla ora a livello nazionale perché neanche a livello nazionale riescono ad avere un quadro coerente della situazione. E vi dicevo, tra l'una e l'altra categoria superiamo le 25.000. E le richieste sono di due tipi, perché mentre tu dicevi che qualcuno ti chiede cosa si fa per noi per inserirci nel circuito del lavoro, la maggior parte delle domande sono quando ci pagano la mobilità. E questo è un aspetto che va specificato, perché noi praticamente con la giunta del Presidente Oliverio, per volontà del Presidente Oliverio, tra 2013 e 2014, quindi stanziamenti molto vecchi della mobilità, abbiamo stanziato 40 milioni e 80 milioni per poter contribuire alla loro mobilità, perché a livello nazionale dà sulle 50 milioni, perché le altre regioni, e rispondo anche alla tua domanda Arcangelo, hanno 2.000, 3.000 mobilitati, sia la Puglia che la Campania, la Basilicata addirittura meno di 1.000. Quindi abbiamo un record noi. Abbiamo un record, abbiamo un record delle proroghe, più che un record dei numeri dei percettori, il nostro record è il numero di proroghe, perché ci sono dei percettori che dal 2009 rientrano in questo Però il bacino. problema è
Gli errori della politica non possono però ricadere sulle spalle dei lavoratori, dei cittadini, perché si tratta anche di, se arriviamo a questo numero di percettori di mobilità, vuol dire che le politiche del lavoro degli anni precedenti sono state tutte un fallimento, quasi o no? Non c'è dubbio, io ne sono convinta, voglio dire, e sono state doppiamente fallimentari, perché da un lato è stata fallimentare la scelta di tante imprese che sono venute dal nord ad aprire questi mega capannoni, penso al Savuto ad hanno esempio. Intascato la 488, esatto, e sono andati, esatto, via, i famosi prenditori. Bravo. Sono queste, no? La maggior parte dei percettori sono vittime della 488. La quale legge avrebbe dovuto, nelle intenzioni del legislatore, trasformare questa regione in una regione Florida? E se avessimo davvero usato tutti quei soldi per fare delle cose sensate, oggi cammineremmo qui sulle strade lastricate d'oro. Invece siamo pieni di gente che non lavora, di capannoni abbandonati, eccetera. Quello che dicevo, sì, non è colpa dei lavoratori, ma neppure la regione può fare cose straordinarie e miracolose, perché 25.000 unità sono davvero un esercito, se poi le paragoniamo alle altre unità delle altre regioni. Noi superiamo di moltissimo la Campania, quindi è una situazione di grande emergenza e anche una situazione che richiede un impegno economico, secondo me, però, straordinario. Io non so quanto questa regione, fino a quando potrà sostenere uno sforzo di questo però tipo. Però Arcangelo, chi ha più di 50 anni, perché la maggior parte dei percettori di mobilità in deroga hanno oltre i 50 anni, insomma, in qualche modo deve venirgli incontro, deve aiutarli, come fanno a tirare avanti, dove vanno? Il mercato del lavoro li espinge, è difficile. Ma io trovare un attimo per spezzare una lancia in favore. No, no, io questo non è chiedo. Facile trovare. E come si risolve questo? Allora, noi abbiamo fatto nel corso di questi anni una serie di attività che, se uno pensa alla graduatoria che è uscita l'altro ieri, 1.000 inseriti nel circuito della giustizia, 627 quelle dei beni archeologici, 600 per l'ufficio scolastico regionale, può sembrare un numerone, ma di fatto sono 2002, qualcosa più di 2003, che sono numeri che non riguardano neanche il livello nazionale, perché il livello nazionale, quando fa i bandi per gli uffici della giustizia, fa 1.000 a livello nazionale, i bandi dei centri per l'impiego fa 1.000 a livello nazionale, quindi la Regione Calabria sta facendo veramente uno sforzo enorme. In più ad altri li accompagniamo per avere pensione. La pensione, praticamente gli diamo i contributi e il bando è uscito e potranno fare domanda, e in più è un'azione che secondo me è passata un po' troppo sotto gamba, quella che stiamo facendo nel settore della banda larga. Noi abbiamo fatto un protocollo di legalità con Infratel, che è questa mega azienda che ha preso l'appalto della banda larga a livello nazionale, e Infratel si è impegnata a darci l'elenco di tutte le società che hanno preso i subappalti, perché il nostro patto si appoggiava sul livello nazionale, che diceva che il 10% delle nuove assunzioni devono essere prese tra i percettori degli ammortizzatori. A livello calabrese noi abbiamo raddoppiato questa percentuale, arrivando al 20%, e stiamo lavorando con i sindacati e le aziende e anche le società subappaltatrici per garantire l'incrocio tra domanda e offerta. Ieri stesso abbiamo fatto partire una comunicazione ai centri per l'impiego per darci l'elenco dei percettori qualificati nel settore del mondo della telecomunicazione. Parimenti alle società abbiamo chiesto il loro fabbisogno, e noi come regione offriamo loro l'incontro tra domanda e offerta, perché i finanziatori siamo noi come ente regione, loro hanno preso questo impegno e noi vogliamo che questi lavorino. Ed è di fatto una garanzia di efficienza per l'azienda che prende persone già formate, quindi non da formare, e la Regione Calabria si alleggerisce di un peso di questi percettori e loro lavorano. Certo, è una soluzione chiaramente, dico anche limitata nei numeri. Voglio ribadire che questo è un dato che mi ha particolarmente colpito, e 25.000 unità sono davvero troppe, tante, errori del passato, eccetera, quindi anche queste 25.000 persone, che pure hanno diritto avere un lavoro, comunque di pensare a un futuro più roseo, devono anche comprendere che un ente di fronte a una massa del genere non ha strade aperte e facili, insomma, per la risoluzione delle questioni. Possiamo cambiare un attimo argomento? Tra l'altro siamo stati insieme a Bruxelles ad una cosa molto interessante che abbiamo fatto, che è stata organizzata su questo tema. C'è un grande arrivo anche in Calabria di migranti. Ci sono esempi virtuosi, l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, tutto il mondo del volontariato di Reggio Calabria, ogni volta arriva una nave lì in porto, la stessa cosa
possiamo dire, di Corigliano, un altro porto strategico della regione. Abbiamo poi virtuosismi mondiali come Mimmo Lucano, insomma, a Riace, abbiamo Giovanni Mannoccio ad Acqua Formosa, eccetera. Tuttavia la presenza di questi migranti sta, per quanto la nostra sia una regione segnata dall'emigrazione, no? La presenza di questi migranti sta diventando un tantino problematica psicologicamente. Lo dico perché riceviamo, credo avvenga lo stesso qui a Atena, Gazzetta del Sud, continue missive, email di gente che si lamenta della presenza di queste persone. Io volevo sapere che ne pensi intanto del fenomeno, poi cosa si può fare di più rispetto all'accoglienza dei migranti e quanto questi esempi mondiali che abbiamo in Calabria, appunto come quello di Riace, possono ripetersi nella nostra regione. Posso aggiungere una cosa, perché sta diventando anche un business. Se è fatto disonestamente, se è fatto onestamente, cioè, è un gesto umanitario. Un'occasione, sì, però voglio dire un'occasione no per di guadagno per noi, risorse, per gli italiani. E comunque bisogna accoglierli, le risorse ci vogliono per forza. Come dire, una domanda, questa è una cosa insidiosa, inserisci. La prendo larga, perché allora, se l'Unione Europea ci dice che la nuova occupazione deve essere generata nei paesi, soprattutto quindi nelle aree in via di sviluppo, come di fatto la Calabria, dall'impresa sociale, io penso che lavorare con gli immigrati non è generare un business, ma è fare impresa sociale, se è fatta secondo i principi etici dell'impresa sociale. Aggiungo che vengo da Caulonia, la Locride, uno dei paesi che insieme a Riace ha attivato i circuiti dello Sprarsin dal 2008, per cui all'interno della Locride è veramente messo a sistema ed è replicato quello che tu dicevi, Arcangelo, l'abbiamo anche detto insieme a Bruxelles. Quello che ha fatto Mimmo Lucano a Riace è stato perfettamente replicato in tante comunità dove magari i sindaci neanche sappiamo come si chiamano, ma ci sono dei sindaci che hanno compreso la bontà dell'iniziativa e anche in termini di ricaduta economica. Perché se tu pensi, Attilio, che ogni attività che si fa per gli immigrati di fatto richiede delle professionalità. E le professionalità, se tu lo prendi in loco, generano occupazione. Automaticamente questo genera un circuito che è positivo, se fatto secondo i principi etici. Rispetto a quello che tu dicevi, Arcangelo, anche sull'aspetto psicologico, un po' anche di rinuncia e di rifiuto che tante persone fanno a danno degli immigrati, io la prendo davvero in senso largo. È un effetto della comunicazione, della quale noi siamo vittime quotidianamente. Perché fin tanto che non c'è stato l'11 settembre, fin tanto che non ci sono state quello che c'è oggi, il terrorismo, nessuno di noi pensava che il mondo musulmano potesse essere un nostro nemico oggi. Oggi tutta questa comunicazione che viene fatta è mediata anche rispetto a, scusatemi il termine pesante, un odio razziale, un odio etnico o di origine religiosa, fa sì che c'è anche il rifiuto rispetto agli immigrati. Penso che è strettamente collegato a un livello politico. C'è un altro lato positivo, volevo sapere, io appunto poi studiando che mi ha appassionato questo tema, proprio perché viene dalla Calabria, che è una regione intanto che ha pagato un prezzo altissimo all'emigrazione, basta leggere la letteratura nostrana, i grandi autori lamentano questo dolore in tutte le loro pubblicazioni, da Seminara ad Alvaro, da Repaci, finendo a Mimmo Gangemi e Carmine Abbate, più moderni. Ma mi ha appassionato e ho scoperto che, al contrario di quello che pensa la gente, spesso la presenza dei migranti in alcuni centri è vantaggiosa, non solo perché offre, come dicevi, occasioni di professionalità, ma perché sono state riaperte le scuole, è vero questo? Esatto, ho avuto questa visione, tra virgolette, nell'ultimo anno, perché nel momento in cui noi facciamo il dimensionamento scolastico, ad occhio vedi che dove ci sono i comuni che hanno attivato lo SPRAR, e quindi hanno i bambini, i figli dei migranti che vanno a scuola, le scuole non chiudono, né chiudono, né rischiano di perdere la reggenza o l'autonomia, chiamiamola così, né tantomeno rischiano le pluriclassi. Ieri sono stata a Cassari, che è una frazione di Nardo di Pace, che è una delle realtà più problematiche che abbiamo in regione per tutta una serie di motivi, difficoltà infrastrutturali, periferia della periferia, e lì siamo ancora a livello delle pluriclassi. E dobbiamo difendere la pluriclasse per evitare che dei bambini piccolissimi di 7 anni, quelli che vanno all'elementare, si svegliano alle 4 di mattina. Io penso che la Calabria non sia una regione che attivi un atteggiamento culturale razzista. Negli ultimi 3 giorni sono arrivati 1700 immigrati. La gente chiede semplicemente di sapere chi viene da noi.
bisogna capire chi immettiamo nel nostro territorio. Questo chiede la gente, non chiede altro secondo me. Bisogna, sì. Perché tu non sai, arriva, però non sai se ci sono dei terroristi, potenziali terroristi, se c'è che tipo di persone arrivano da queste altre zone del mondo, per carità, il cuore, le braccia aperte, tutto quello che si può fare lo si deve fare. Però questo è. E questo è il punto cruciale della credo sia collegato a quello che dice l'assessore, cioè come dire, noi dal 2001 in avanti sentiamo costantemente catalogare, no, definire i musulmani o comunque altri, cioè quelli che arrivano anche dall'Africa, perché prendiamo la Nigeria come esempio, il Mali, come insomma torme, popolazioni, miriadi, eserciti, milioni di terroristi, non è così. È un effetto, e quindi questo scatena la paura, da qui il dubbio, eccetera. Quindi c'è un collegamento col messaggio mediatico. Il miracolo vero, secondo me, è che proprio in una delle aree più difficili del Mezzogiorno d'Italia, che è la Locride, una terra bellissima, che ha dato i natali al primo legislatore della storia, che era Zaleuco, diciamo le ste cose, la terra però che è stata il centro dei sequestri di persona, la terra dove purtroppo vivono, hanno vissuto, oggi sono molti in galera, i re del narcotraffico mondiale, ebbene in quella terra impregnata per una parte da questa subcultura mafiosa è stato realizzato un miracolo di accoglienza. Questo è, come dire, la dimostrazione di come esiste in Calabria il male, ma come esiste pure il bene, cioè come questa terra sia. È vero o no? Cioè, No, la penso esattamente così. Tra l'altro, per collegarmi anche a quello che è il chi è l'altro, io chi è quello che viene praticamente. Nella mia attività di amministratore comunale, quindi un po' di tempo fa, ho fatto proprio un campo nei profughi, un campo dove ci sono i profughi a Tindouf in Algeria, dove ci sono le popolazioni Sahrawi, che sono praticamente questa popolazione che vive dietro un muro costruito dal Marocco, minato, armato, la gente lì muore veramente. E siamo stati lì, insieme all'UNHCR, con tanti amministratori della rete dei comuni solidali a livello nazionale, a vedere con i nostri occhi da dove partono. E sono tornata, quando sono tornata ho fatto il tour delle scuole per fare vedere ai bambini e ai ragazzi chi sono quelli che partono e da dove partono. Io penso che da questo bisogna partire, perché sono chi si mette in una barca, in un barcone per arrivare in Calabria, in quelle condizioni, parte da condizioni veramente orride. Noi che siamo calabresi abbiamo una cultura dell'accoglienza che è innata, perché le nostre realtà, e l'abbiamo visto anche con Save the Children qualche mese fa, sempre nella Locride, nelle nostre classi di Brancaleone, Africo, ci sono bambini calabresi e bambini indiani, e i bambini non sanno la differenza che c'è tra un bambino Sikh e un bambino calabrese, fin tanto che qualcuno non glielo dice, è il classico velo dell'ignoranza. Quando poi non gli dice, tra qualche tempo succederà che i Sikh diventano i nostri nemici, allora lì si instaurerà la cultura del razzismo. Cambiamo argomento, introduciamo quello del garanzia giovane, un argomento. Attenzione vivo, che parto galvanizzata su questo. Però i ragazzi non si pagano, non hanno ricevuto i soldini, allora, si lamentano. C'è una forte contestazione su questo, dobbiamo dirlo. C'è una forte contestazione su questo che a livello nazionale, che è la stessa cosa. Allora, partiamo da alcuni dati. Noi abbiamo 7.500 tirocini attivati, 7.500 tirocini attivati a livello calabrese. C'è un problema che è nazionale, che riguarda i ritardi di pagamenti, che abbiamo anche analizzato la settimana scorsa quando sono venuti i commissari della Commissione Bilancio della Commissione Europea insieme anche al Ministero del Lavoro. È un problema nazionale perché purtroppo ci sono delle macchinosità burocratiche, e in questo aggiungiamo il ritardo della Calabria, che è arrivata 2 anni dopo rispetto alle altre regioni italiane. Noi non dico che abbiamo fatto il miracolo, perché a un certo punto abbiamo accelerato, abbiamo costruito la task force, abbiamo ora un gruppo di 9 ragazzi che fanno i pagamenti per i ragazzi e 9 che fanno i pagamenti per gli enti accreditati, perché nessuno parla mai che gli enti accreditati neanche loro erano stati pagati, eppure anche loro svolgevano il loro lavoro. Però alla luce di tutto ciò, io di garanzia giovani, anche a livello proprio nel senso stretto proprio dello strumento, difendo una cosa,
anzi più di una. La prima, che i ragazzi sono usciti da casa e avevano un'alternativa che non era la criminalità, che non era andarsene via dalla Calabria e che non era il lavoro a nero, perché un giovane che attiva un tirocinio di garanzia giovani è un giovane che è a regola e che ha delle possibilità dopo di essere assunto da quella struttura, tant'è vero che in Calabria abbiamo 2000 ragazzi che sono assunti, non è che stanno facendo un tirocinio. E in una regione come la Calabria, ma in tutte le regioni del sud Italia, io difendo questo strumento perché è un'alternativa sana ad una vita poco sana. È una vita senza speranza. Ma quanti sono i NIT in Calabria? I NIT in Calabria sono tantissimi, sono veramente, veramente tanti. Noi, di quelli che si sono registrati a Garanzia Giovani sono circa 20.000, ma non tutti dopo hanno fatto la profilazione, non tutti sono andati avanti nel loro circuito. E intervenire su questa categoria, secondo me, è delicatissimo e noi lo stiamo facendo in diversi modi. Anche la formazione professionale e l'obbligo ridare significato a quello che era l'obbligo formativo, che in Calabria è stato fermo 4 anni e non era un di più, era un diritto per i ragazzi che non andavano a scuola fare almeno la formazione professionale. Noi l'abbiamo... Ma se la proposta della formazione professionale è quella che è stata fatta, voglio dire... Ecco, negli anni passati, delle parrucchiere, ne abbiamo già parlato di questo. Però sì, questo voglio riparlare, perché è un'altra parola, non come la 488, la formazione professionale, perché per tanto tempo nascevano questi corsi, i ragazzi venivano in sostanza precarizzati. Ti davano questa possibilità, che era una possibilità truffa, andavi là, firmavi, magari tu firmavi per conto pure di altri, ti davano questi 4 soldini, finiva questo progetto, chi lo organizzava si riempiva le tasche, i ragazzi poi rimanevano in mezzo alla strada. Quindi mi fa piacere e mi auguro ovviamente che l'attenzione vostra come governo regionale sia molto alta. A proposito, c'è un tema diciamo, molto forte in questo periodo, che è un tema... che è stato sollevato da più parti e che mi ricorda tra l'altro una delle grandi battaglie fatte da Enrico Berlinguer, no? Ed è la questione morale. Ci sono stati e ci sono dei problemi relativi ovviamente alla classe politica calabrese, ad esponenti della vecchia, diciamo così, politica, anche esponenti della nuova. Ecco, volevo sapere intanto che ne pensi, la necessità di fare attenzione rispetto ad alcuni temi, che ne pensi del rapporto che deve esistere tra la politica e la magistratura e se è giusto, io non credo che lo sia, anticipo quello che penso io, se è giusto appunto che a volte i passi della politica vengano dettati dalla magistratura. È complessa? È molto complessa. No, è complessa, ma mi rendo conto che parto sempre da esperienze pregresse come se avessi 120 anni, invece giuro ne ho sempre 34. Però una delle poche donne che dice l'età, in punto. Sì, ne ho 82, 34 anni. Parto da una mia formazione personale. 2004, neolaureata, vengo inserita in seguito a colloqui nel gruppo delle cooperative della Locride con Monsignor Bregantini. E questo per me è un'esperienza formativa, oltre ad essere stata un'esperienza lavorativa tra le più belle che ho avuto. È un'esperienza formativa perché Monsignor Bregantini nella Locride ha dato a tanti ragazzi un'immagine netta, chiara, di quello che è il bene e il male. E nel male ci inseriva tutto quello che era male, quindi oltre all'andrangheta, la massoneria deviata. E tutti i poteri forti che concorrono al male della collettività, perché se uno ha dei ruoli, come io penso che chi fa politica ha il ruolo e il compito di portare beneficio alla collettività, questo impegno suo non può essere sporcato o inficiato da nessun altro tipo di legame, perché se ho un legame deviato con qualcuno della società, evidentemente tento a portare un beneficio a lui e automaticamente un danno a tutti gli altri. Io penso che l'aspetto della questione morale debba essere fondato su questo, sul principio che chi fa politica si debba occupare di tutti, della collettività, di chi ti ha votato e di chi non ti ha votato e soprattutto non avere nessuna corsia preferenziale con chi appartiene a delle logiche di potere oscure che, o meglio, sulle quali la magistratura deve intervenire. Ma la magistratura? La politica però, i partiti devono fare una selezione a monte, esatto. Selezionando la classe dirigente, non delegando tutto poi alla magistratura, perché altrimenti cessa il ruolo della politica, del partito, del modello partito. Abbiamo bisogno di pulizia, ma che la facciano prima
le organizzazioni partitiche quando vanno a preparare le liste, quando vanno a mettere in campo i loro uomini per intercettare il consenso. Ne sono convinta. Perché cioè, l'intento della magistratura io lo leggo come un fallimento, no? Cioè, se interviene poi la magistratura non ha la forza, significa che prima invece la politica è così alta, è così nobile, e quello che hai detto lo riconosco, cioè chi fa politica serve tutti e non una parte, che non può permettersi che un altro potere dello Stato non intervenga in supporto, addirittura in assenza di un intervento pregresso della politica. Quindi ritengo che la questione morale, così come bene l'hai letta, sia una questione centrale rispetto a questo e che consenta quindi anche di alzare un argine in senso positivo rispetto anche all'azione della magistratura. Se ci pensano prima le formazioni politiche, alcune cose secondo me si evitano. Meritocrazia, una parola che in Calabria non funziona, non la si conosce, fatto negli anni scorsi è stata, come dire, messa sempre da parte, è stata sempre accantonata perché hanno funzionato altre logiche, i favoritismi, la promozione del proprio orticello elettorale, un atteggiamento di asservimento del partito, della politica a un nucleo familiare, a più nuclei familiari, parentali, insomma, giovane che dice, ma insomma qui in questa regione non cambia mai nulla? Sì, ma, no, lo dice, come no, è normale che uno lo dice, mi è capitato anche a me di dirlo qualche tempo fa, assolutamente. Però devo dire che in questo il Presidente Olivieri è stato spesso e volentieri deciso. L'ha dichiarato pubblicamente più volte. Sì, ma al di là di dichiararlo, poi no, nei fatti. No, ma guardate che noi lo stiamo facendo. Nei fatti. Io ti parlo del mio dipartimento, ovviamente. La graduatoria che abbiamo fatto, anche questa qui dei 1000, era scientifica, Excel, colonne, punteggio. Le altre graduatorie saranno ancora più scientifiche perché non ci sono alcuni dei pezzetti di requisiti che invece erano richiesti e bisognava valutare, come nel caso della giustizia, scientifico. Ed è quello. Io purtroppo ho una affezione, sono molto affezionata ai numeri. Se un numero mi dice che quella è la realtà, nient'altro può essere più importante. Un numero ti dice che una persona, che Federica ha raggiunto 13 punti, 13 punti. Attilia hanno raggiunti 15. 15. Però se il Presidente ti dice guarda che quello che ha raggiunto 15, il Presidente 15, non me lo dice, è diverso. Se il partito ti dice guarda che quel numero è sbagliato, non possiamo agire così, è già pubblicata. Non riusciamo ad intercettare poi il consenso. Lo dice dopo, perché proprio perché il Presidente non lo dice, le graduatorie vengono pubblicate. Quindi scusami Tiro, le regole ferre messe prima impediscono poi l'intervento fazioso, per così dire, della politica. Esatto, perché l'intervento ex post non può modificare nulla. Ma io dico, i cittadini calabresi abituati in anni di scorribande di personaggi figli, della segreterie. Politica, figli, segreterie, cioè come glielo vai a spiegare che è cambiata? Come glielo vai a spiegare? Questo, guarda, è un lavoro perché quotidiano che stiamo facendo. In qualsiasi cosa ci sono sempre, sai, lo zampino, questo, quello. No? Certo. Perché così è funzionato per anni. Ha funzionato così. Quindi cambiare registro e trasferire questa volontà di cambiare tutto ai cittadini calabresi dopo anni di vessazioni da questo punto di vista, insomma, mi pare uno. O di vantaggi. Esatto. O di vantaggi. Non solo vessazioni. Però chi è libero può dirlo. È un'operazione, voglio dire, molto complessa dal punto di vista proprio del. Ma chi è libero può dirlo? Andiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta, parliamo di università, dei giovani che si laureano e quante possibilità mette a disposizione la macchina amministrativa regionale per dare un'opportunità a questi nostri ragazzi che dopo un percorso formativo vogliono pure misurarsi, vogliono mettere in pratica quello che hanno messo dentro il loro bagaglio culturale. Posso partire dalle fasce più giovani, proprio perché ieri abbiamo presentato
un'azione veramente molto bella insieme ad Enel. Enel a livello nazionale assume 150 ragazzi dei quarti anni con un contratto di apprendistato di primo livello. Di questi 150, 20 sono calabresi. Li abbiamo presentati ieri, loro dal 5 settembre faranno scuola e lavoro con un contratto già da 18 anni. Questo perché al netto di tutte le azioni che la regione sta intraprendendo, che entra nel meccanismo alternanza scuola-lavoro, è apprendistato scuola-lavoro, perché già hanno un contratto di apprendistato di primo livello, faranno il quarto e il quinto anno con questo contratto di apprendistato e subito dopo il diploma ci saranno le agevolazioni per l'assunzione, quindi probabilmente saranno assunti ed inseriti. Questi ovviamente ragazzi che partecipano all'industriale, quindi che fanno già un percorso di tipo elettrotecnico. Stessa cosa noi vogliamo fare, stesso modello, più o meno con le università. Abbiamo incontrato la settimana scorsa Italia Lavoro e i responsabili dell'alta formazione dell'università, che hanno siglato un protocollo con noi mesi fa, e stiamo concludendo questo bando che praticamente anziché dare dei fondi ai ragazzi per continuare a studiare, dà dei fondi all'impresa per assicurarsi che i ragazzi si formino e poi ospitarli e assumerli. Perché l'obiettivo deve essere quello, almeno il mio obiettivo, ce lo siamo detto pure l'altra volta, il dato che io punto di cambiare fin tanto che ricoprerò questo ruolo, è quello di diminuire... Perché dici? Io non è eterno. Ci sono fibrillazioni. No, no. Qualcuno non ti vuole? No. Ci sono fibrillazioni. No, non penso. No. Però per dire, non è un tempo che non so quant'è. Comunque, fin tanto che ricopro questo ruolo, è quello di andare ad incidere sul numero dei ragazzi che vanno via dalla Calabria. Ovviamente, se la Regione insiste sul dato occupazione dei ragazzi in Calabria, che siano diplomati, che siano post laurea o post dottorato o master, è quello appunto di inserire nel circuito occupazionale qui nella loro regione. Sono sempre 8 su 10 che vanno via? Sono 8 su 10, è un dato. Se vai nelle scuole, e io pedalo anche le scuole ovviamente, avendo anche quella delega, che sulla quale non vi interessa mai nulla di quello che facciamo, sulla pubblica istruzione, come anche sul sociale, sulle politiche sociali. Ci arriviamo pure lì. E andando nelle scuole, quando chiede ai ragazzi chi vuole andare via, le mani, quasi tutti con le mani in alto. Però io penso, da ex studiosa, quando avevo più tempo di questo segmento, non vanno via solo per il lato occupazionale, è proprio l'aspetto della qualità della vita che li fa andare via. L'oppressione di quello che c'è, la negatività che si porta, il fatto di vivere in Calabria. E questo introduce un argomento delicatissimo, che però non può sfuggirci. Metti i piedi in un ospedale. Arrivi in un pronto soccorso dove ci sono decine di persone in attesa e buttate sulle barelle. Non sei nessuno, ci sono pochi medici, personale ridotto, la gente è disperata. Qualcuno riesce ad ottenere maggiore attenzione perché è figlio di, è parente di, o perché c'è un mafioso che interviene. La sanità sta vivendo una delle stagioni più terribili, anche se, devo dire, non ci facevamo mancare nulla già da quando c'erano le USL. Pensate a quello che è successo a Locri, che è successo a Taurianova, che è successo a Gioia Tauro. Cioè, è una storia vecchissima. È una storia vecchia di sperperi, di clientelismo, di ospedali fatti fare sotto casa dai vari deputati che volevano così gestire anche sacche di clientela, perché poi assumevano autisti, cuochi, centralinisti, eccetera. La situazione però è drammatica, sono diventati e viceversa, certo. Dico, la situazione è drammatica, i ragazzi scappano anche per questo, perché si addirittono, se ti fai male, ad essere curato adeguatamente, questo non succede. Io volevo sapere che cosa pensi della situazione della sanità in Calabria, quanto condividi la clamorosa protesta contestata da taluni, attivata da Giuseppe Aiete, consigliere regionale del tuo partito. E cosa pensi della gestione? Questa è una domanda davvero da un milione di dollari. Cosa pensi della gestione scura Urbani? E no, ci devi aggiungere che mentre il PD calabrese avversa Scura e Urbani, a Roma il tavolo a due ci dice che Scura e Urbani stanno lavorando benissimo. Allora, parlate con una persona che il 17 ottobre dell'anno scorso è stata linciata di fronte all'ospedale di Locri, anche dal sindaco e da circa 2000 persone che erano lì di fronte, perché io sostenevo la loro tesi, quindi che l'ospedale di Locri dovesse essere garantito e tutelato, ma non mi credevano in quanto esponente della giunta regionale.
Questo perché? Perché quando il consigliere Iete dice che c'è confusione anche nell'immaginario collettivo rispetto all'azione dei commissari e la mancanza di azione da parte della Regione, perché comunque abbiamo le mani legate, dice la verità. E chi rappresenta la Regione oggi in materia di sanità difficilmente riesce a dialogare con il cittadino, perché dice tu, membro dell'istituzione, sostieni e avvalori la mia tesi, ma di fatto per me non puoi fare nulla. Ed è pesante, mi rendo conto, per cui penso che Giuseppe abbia fatto una scelta anche sofferta, perché comunque autosospendersi dal proprio partito sicuramente non è stato facile per lui. Diciamo, ha fatto la sponda anche al Presidente della Regione. Però credo che abbia fatto assolutamente bene. Cioè, la gente non capisce, cioè, ma vi abbiamo votato, voi siete consigliere regionale, avete fatto una battaglia sulla sanità contro Scopellini, poi arrivate voi e vanno per. Il consiglio regionale si è pronunciato. Ha detto la sua, i commissari devono andare via. La direzione regionale del Partito Democratico fa la stessa cosa qualche settimana fa, quando ci siamo visti là alla Lamezia. Ovviamente il cittadino pretende che cambi qualcosa ed è normale. Ma allora, scusami, ma allora, come dire, gli esponenti del PD calabresi non contano nulla se Roma non prende provvedimenti, non solo, o i provvedimenti richiesti. Non solo. Questa provocazione te la devo fare. Ce l'auto facciamo tutti noi, penso, non quotidianamente. Solo, dice che stanno lavorando bene, che sono aumentati i LEA e che il deficit è migliorato. Cioè, voglio dire, più la promozione più di questo. Gli danno 50 milioni di premialità e possono fare le assunzioni. E allora il PD di che commissario parla? Chi vuole cacciare? Che forza ha per cacciarlo? No, calabrese, quindi calabrese. Calabrese, la parte... No, perché quello romano fa un altro... Allora, questo già è un problema, questa discrasia che c'è tra PD calabrese e PD romano sicuramente in questo senso è già un problema. Ancora di più è un problema se ci sono poi esponenti del partito che invece pensano che i commissari stiano agendo bene. E questo è un altro problema che secondo me confonde ancora di più le persone, ma anche noi stessi che facciamo parte del partito, tanto che... Il riferimento è a Ernesto Carbone, questa battuta? Sì, onestamente sì, perché ho letto questa notizia oggi ed è un po' sconvolgente, anche perché... Ma quanti PD ci sono? 2, 3, 4? Quanti ce ne sono? Non lo so. Cioè, le componenti... Rifatemi fare l'assessore tecnico. Le componenti sono talmente tante che diventa difficile poi barcamenare. Ecco, qui si spieghi anche tutta la gestione delle amministrative a Cosenza, a Crotone, insomma, a Rossano, come sono nate certe alleanze, certe cose. Ma è in discussione il segretario regionale del PD Magorno? È stato mai in discussione? Di questo io non sono... Lei fa l'assessore tecnico. A proposito di assessore tecnico, anticipaci, che poi lo gireremo domani o ci sarà l'occasione, la conferenza stampa domani, questa iniziativa assunta dalla Giunta, per sommi capi, non ti chiediamo di entrare... Contrasto alla povertà? Sì. Finalmente allora, siamo riusciti. Sì, è un progetto su cui stiamo lavorando con il Presidente ormai da un po' di tempo. E abbiamo avuto anche un'interlocuzione, un confronto con il livello romano del Ministero del Lavoro, sia con Poletti che con lo staff a lui vicino, e quindi abbiamo avuto questo ok, anche perché va nella direzione del suo strumento nazionale, che è il SIA, per cui in Calabria abbiamo 36 milioni e 2 dedicato su questo strumento. Quindi mentre il SIA va ad agire sulle famiglie che hanno minori a carico, noi ovviamente abbiamo preso come prima categoria la categoria più emergenziale, gli over 55, cioè le persone che hanno più di 55 anni, che si trovano in situazioni di disoccupazione con un ISA al di sotto dei 3.000 euro e che avranno questo intervento di sostegno attivo e non solo. 250 euro al mese? No. Di più? Sì. 350 euro? No. 500? Quelle che è la quota dei tirocini. Quindi 500 al mese per 2 anni? No, per 12 mesi. Per 12 mesi. Quindi indipendentemente se hanno un figlio, 2 figli, 3 figli? O è over 55. Quindi basta essere over 55 e avere... È povero. Avere un ISA al di sotto dei 3.000 euro. Di 3.000 euro. E non pensare che l'ISA non ha... l'ISE nuovo non tagli fuori comportamenti elusivi, perché l'ISE nuovo considera le macchine oltre una certa cilindrata, la casa, per cui il classico ISE 0 che vediamo anche quando ci sono
le borse studi all'università di una categoria piuttosto che un'altra, che degli anni passati. I furbacchioni. Diciamo. Esatto, i furbetti, con questo ISEE 9 dovrebbero essere messi al margine. La stima di quanti potrebbero essere coloro i quali... E questo ve lo diciamo in conferenza stampa con anche i numeri esatti della quota finanziata sul Fondo Sociale Europeo, della quota dei PAC, della quota della Regione. Quindi dovrete attendere ancora un po' qualche ora. Mi sembra questa un'iniziativa... Questa è lodevole. È lodevole, e non vorrei poi che si scatenasse qui, lo dico, perché pure sugli 80 euro di Renzi, no? Si è detto, ah, la 80 euro, una cosa, invece... Poi erano pochi, però erano per tante persone. Allora anche in questo caso questa iniziativa è cosa diversa. Per una... 500 euro per uno che ha un tipo di condizione economica di questo genere è sicuramente un contributo importante, scusami, ma lo è culturalmente, scusami, cioè l'attenzione finalmente... Una parentesi, ex percettori in mobilità possono... Assolutamente. Quindi possono attingere. La scelta del target è stato anche... voluto dal fatto che la maggior parte di quelli che stanno fuori ormai sia dalla mobilità che da difficilmente sono inseribili nel lavoro, la maggior parte sono percettori e sono over 55. C'è una, è successa una cosa l'altro giorno particolarmente... Questa però mi pare una bella iniziativa, sai? Sicuramente, sono d'accordo, ma volevo tornare indietro... La direzione del welfare pure... Che è d'altro una delle che tu hai... mi riferivo a quello che è successo al Presidente della Commissione regionale anti-ndrangheta. A un certo punto il capo della sua struttura, dottor Piroso, ha lasciato l'incarico dicendo io sono massone, per non mettere in difficoltà il Presidente Bova lascio questo incarico. Bova ha poi chiarito che, come dire, non è possibile neppure fare un'equazione, no? Massoneria, delinquenza, sarebbe una forzatura inutile. Io volevo sapere che ne pensi, cioè di questa mossa di Piroso, se è stata giusta, se è stata sbagliata, se è una cosa che ti ha colpito e perché? Io ho parlato con Arturo subito dopo che ha fatto la nota lui, anche perché inizialmente chi leggeva la nota di Piroso pensava che poteva essere una questione concordata, invece Arturo chiarisce che lui non era a conoscenza di questa sua appartenenza. Penso, sulla base di quello che ho detto prima, quindi della formazione che ho ricevuto negli anni passati, che chi appartiene a un club per appartenenza è portato a dare informazioni a un membro del suo stesso club rispetto a un altro. Per cui penso che ha ragione Arturo quando dice che chi appartiene a dei club forse non dovrebbe entrare negli uffici che si occupano di cose pubbliche. Anche se non si può, come dire, generalizzare da questo punto di vista. Secondo me è una un discorso sulle lobby, delicata, perché poi considerando lobby, ovviamente l'istituzione massonica può considerarsi lobby poi l'appartenenza anche appunto ad un club service come ad un partito, allora, cioè pericoloso. Io credo che la filosofia debba essere altra, cioè quello che proprio l'assessore ha detto prima, cioè chi serve l'istituzione pubblica, in questo caso la regione, ha il dovere di servire tutti. La collettività. Ecco, appartiene forse ad un retaggio socialista, ecco, comunista. Chi si occupa della cosa pubblica lo deve fare per il bene della cosa pubblica e della collettività. Sei comunista? Diciamo che ho letto delle basi un po' rouge. E ti ritrovi in questo PD o no? Un po'. Beh, i tempi sono pure cambiati. I tempi sono cambiati. Però sono di alcune cose rimango convinta, che rimangono i principi della solidarietà, dell'equità e dell'impegno che chi riveste un ruolo pubblico deve avere nei confronti della collettività. Che può essere anche, scusami, io non voglio adesso. Però siccome il discorso del lobby può riguardare tutto, nel senso anche l'appartenenza a un partito, quindi tu appartieni a questo partito e favorisci quelli del tuo partito e non gli altri, tu hai detto il contrario, cioè nel senso, allora secondo me con questa cultura, cioè con la necessità di servire tutti perché si è in un'istituzione in cui è il dovere servire tutti, probabilmente anche chi milita in una associazione come può essere nel caso di Piroso la massoneria, può, se ha questa cultura, come dire, sì, servire gli altri. Ecco, questo sì, è il punto, secondo me. Assolutamente, cioè, è una questione sì, di cultura personale e di un modo di vivere la vita, di etica. Ma anche cambiare la logica delle lobby, perché certo, secondo me dire che le lobby sono negative
Io dico tra virgolette che se uno, potrebbe essere sbagliato, c'è l'attività di lobbying che viene fatta in Commissione Europea piuttosto che a livello americano, che, dove le lobby hanno un senso vero, e sono delle associazioni che portano a casa i risultati per i portatori di interesse, che non è interesse particolare. Quando uno si siede con l'AISM, qualche giorno fa ho incontrato la referente nazionale, che è calabrese, dell'Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla, loro sono portatori di interesse, potrebbero fare lobby, potrebbero pensare di portare un beneficio per i malati di sclerosi multipla, ma di fatto mi domando, è una lobby o un interesse collettivo se i malati di una malattia o di una certa patologia, cioè, hanno una vita migliore rispetto agli altri? Credo che se è un beneficio collettivo. Io credo che se uno è una brava persona, se è una persona pulita, una persona onesta, lo è sempre nel momento in cui va a misurarsi con la cosa pubblica, cioè non esistono è dei pur rapporti. Vero che una certa attività di lobby è stata sfruttata, e lo dimostrano anni e anni appunto di fatti, abbiamo registrato, è stata sfruttata pure per ma interessi vanno, personali, quelle vanno per interessi di gruppi, quelle vanno, cioè, quelle vanno punite, che è una cosa grave, quelle vanno assolutamente punite secondo me. Su questo bisogna poi stabilire con chi si sta, se stiamo dalla parte della legalità, dello Stato, dell'interesse collettivo, se stiamo dalla parte che deve essere dato per basilare, quella è la precondizione. E welfare? Welfare, bella domanda. Allora, noi in questo anno, questa è una delle, come posso dire, delle attività che secondo me forse passano più in sordina, però su cui stiamo intervenendo davvero in maniera fattiva insieme al Presidente Oliverio, che è la cultura dell'inclusione delle disabilità, a partire dalle scuole, dove noi l'anno scorso abbiamo avuto, sin dall'inizio dell'anno scolastico, diverse rimostranze di famiglie che dicevano che i loro figli non potevano andare a scuola perché non c'erano gli assistenti. Abbiamo fatto dei piani insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, abbiamo convocato le ASP, abbiamo individuato insieme ai comuni capofila degli ambiti territoriali quelle che devono essere le strategie, e quest'anno abbiamo una sommatoria di interventi che vanno dal bando che esce oggi, sull'inserimento di educatori, quindi personale specializzato, ma anche percettori per fare gli assistenti di base nelle scuole sostenuti dalla regione, e siamo l'unica regione in Italia a pagare le persone che si occupano di questo. Poi ci sono le risorse aggiuntive del Ministero, quindi gli insegnanti di sostegno, e anche le risorse che il Ministero ci ha dato per gli assistenti alla comunicazione per i bambini sordi, piuttosto che gli assistenti visivi per i bambini ciechi. Perché l'inclusione di tutte le tipologie di disabilità deve essere garantita sin dalle fasce più basse, dai bambini, ma noi lo stiamo facendo anche a livello occupazionale, perché ad esempio Garanzia Giovani per i disabili ha una durata doppia, e in Calabria noi abbiamo riservato 300 posti per loro, per i ragazzi disabili, per farli partecipare, convocando la FISH, la FAND, le associazioni che di disabilità si occupano, per cercare di intercettare le aziende che le vogliono inserire. Le cooperative sociali, ad esempio, hanno questo come compito, le cooperative sociali di tipo B, anche l'inserimento di soggetti svantaggiati, perché tra i soggetti svantaggiati non garantire che ci siano i disabili, ed è quello che noi stiamo poi facendo. C'è tutta, cioè, welfare funziona anche grazie all'abnegazione decine e decine di associazioni di volontariato che si occupano di questo. Se non ci fossero, lo Stato non riuscirebbe a garantire l'assistenza a chi ha bisogno, perché ci sono veramente tante associazioni composte da persone che si impegnano, e queste vanno ringraziate per quello che fanno in favore della società. Quotidianamente, io lo dico sempre, che ogni giorno... Gente che dedica il suo tempo ad aiutare gli altri, per me merita davvero grandissimo rispetto. Anche se noi non abbiamo direttamente il rapporto con noi, intendo come un cittadino qualsiasi, non ha direttamente dei rapporti con queste persone, quotidianamente dovrebbe dire a loro grazie. L'abbiamo l'elenco di quante sono queste associazioni che lavorano in Calabria? Cioè? Ti dirò di più. Anzi, vi dirò di più, perché la Calabria non ha ad oggi, o meglio, fino a qualche tempo fa gli mancavano due grandi organi, l'albo delle cooperative sociali, che era legiferato a livello nazionale nel 1999 e la Calabria non ce l'aveva, e noi l'abbiamo fatto, e l'albo delle associazioni di promozione sociale. Domani incontreremo le associazioni di promozione sociale insieme al consigliere Greco, che ha presentato in consiglio regionale una legge per l'istituzione dell'albo delle APS, per avere chiaro anche una mappatura di questo.
per loro è un diritto avere l'iscrizione all'albo, e questa iscrizione consente alle cooperative e all'associazione di partecipare a bandi, appalti anche a livello comunale. D'altra parte, a livello regionale o comunque dello Stato, delle istituzioni, è una garanzia che la cooperativa a cui stiamo affidando l'incarico per la gestione dei migranti, per esempio, è una cooperativa vera, perché per essere iscritto all'albo regionale deve avere presentato un bilancio, la relazione, e quindi l'istituzione ha certezza che affida l'incarico, che può essere l'assistenza dei migranti, come può essere anche l'attivazione di un centro diurno, ad una cooperativa piuttosto che a un'associazione, che sono vere, quindi gente che lavora davvero con il cuore, davvero seguendo una mission che è quella di aiutare l'altro, e non che magari cerca di speculare secondo quella economia che sociale non è. Mi pare esaustivo questo, soprattutto tendente a mettere ordine in questo mondo, perché sì, poi lì possono essere delle speculazioni che sfuggono, no? Al controllo di ciascuno, al controllo degli enti, insomma. Roma docet. Appunto, per cui è una, come dire, questo è un tasto pericoloso. Io ritengo sempre di sottolineare questo grande miracolo. Per la prima volta la Calabria è capofila nel mondo, per la prima volta la Calabria mostra il meglio di sé prima degli altri, e è proprio il riferimento all'accoglienza, all'assistenza dei migranti. Molto è fatto anche grazie all'azione di volontari, quelli di cui parlavi tu, molto è fatto anche grazie al coraggio di sindaci, dimenticati per anni, e che poi invece scopriamo come gli uomini più importanti del mondo. Penso a Mimmo Lucano. Io ho impressione di una cosa però, cioè che questa giunta regionale non riesca a veicolare le molte cose che fa, cioè i messaggi che tu hai lanciato oggi, no? Tutte queste iniziative, i numeri, cose molto importanti, non riescono mai ad arrivare nel cuore della gente, perché la gente è disaffezionata, perché diciamo, queste sempre le stesse cose, annunciano milioni, eccetera. Alcuni errori Oliverio li ha fatti, insomma, anche quando ha annunciato la nascita di un nuovo ospedale a Cosenza, con l'ospedale ridotto in quelle condizioni, venuto in piazza in campagna elettorale, la gente non gli ha creduto, ovviamente, devo dirti, non gli ho creduto manco io, ma ho impressione che abbiate forse una difficoltà, scontate forse anche errori del passato, ma molte cose non penetrano, non arrivano. È una mia impressione, o cosa riscontri tu sul territorio? Cioè, come vieni accolta sul territorio? Allora, sicuramente hai ragione, nel senso che si ha difficoltà a comunicare. E devo dire la verità, noi tante volte, parlo anche magari con dei tuoi colleghi, che mi dicono che tante volte eccediamo. Cioè, negli ultimi giorni, sarà che vi annuncio che dall'1 al 31 agosto, c'è cioè una legge regionale del 2009 che dice che dall'1 al 31 non possono né uscire i bandi, e che in questo periodo anche il periodo di decorrenza è sospeso, il che significa che io in questa settimana sto massacrando chiunque lì nei vari dipartimenti per riuscire ad avere il risultato, con la conseguenza che ogni giorno abbiamo 2, 3, 4 iniziative da lanciare. Ovviamente quando mandi 4 cose alla stampa non è che ti dà la giusta considerazione per tutte e quattro le iniziative. Fate decine e decine di conferenze stampa. Sì, no? Sì, su queste tutte diventa una cosa. Però alcune volte anche cioè, si abusa forse un po' dell'istituto della conferenza stampa. Non lo so, probabilmente, sicuramente se tu dici questo da giornalista sicuramente è così. Però rispetto al messaggio che passa tra la gente, i social in questo ci vengono incontro, perché almeno devo dire, io personalmente ho una comunicazione molto stringente e diretta, cerco anche dalle 7 fino alle 8 di mattina, io rispondo anche alle persone, e la sera dopo cena lo faccio anche. E anche quando vado nei territori, che secondo me è il modo migliore per veicolare le azioni che si fanno, le risposte sono positive, al netto di chi chiede sempre la questione della mobilità, che purtroppo sappiamo che è questo problema atavico della Regione Calabria. Però rispetto alle associazioni, al mondo della cooperazione, al mondo del terzo settore, le famiglie che hanno disabili in casa, le scuole, il personale docente, devo dire la verità, penso di dire che abbiamo una considerazione, siamo considerati positivamente. Hai subito un attentato grave, un gesto chiaramente legato dall'esterno così alla tua attività politica. Quanto ti ha spaventato questa cosa? Allora, è una cosa brutta da vedere. È veramente è brutto da vedere, tu ti bussa la vicina, la tua macchina, è brutto da vedere, è brutto da vivere.
Dopodiché, il giorno dopo, ragionando un po' con la famiglia, un po' con altri amici, mi sono resa conto che di fronte avevo due strade, anzi tre. Una non l'avevo proprio considerata, cioè quella di fare un passo indietro. Non l'avevo minimamente considerata. Sono troppo ostinata e cocciuta per farlo, anche perché penso di avere una fortuna tra le mani ad avere questo ruolo. Per me, che sono una ragazza che vuole aiutare i propri coetanei o la gente calabrese nella regione della quale io sono spudoratamente innamorata, ho sempre pensato che è una fortuna, per cui minimamente non ho mai pensato di fare un passo indietro. Dicevo, avevo due strade di fronte: diventare una vittima e quindi diventare Federica Roccisano, l'assessore a cui hanno bruciato la macchina, con tutto quello che portava. Cioè, io sono della Locride, nella Locride abbiamo avuto tante donne vittime, donne che sono ricordate più per il gesto subito che per l'azione fatta, detto chiaramente. Oppure fare subito qualcosa di concreto in modo da distogliere l'attenzione. Quindi, fatto tutte le procedure con anche il Comitato d'Ordine e Sicurezza lì in prefettura, ho avuto la certezza e la contezza che le istituzioni preposte, quindi le forze dell'ordine, il prefetto e i magistrati, da quel giorno, dal 21 febbraio, stavano lavorando per capire chi e che cosa, qual era stato il motivo per cui avevano bruciato la mia macchina. Quindi ho detto: voi vi occupate di questo, sono tranquilla che è un compito vostro che voi lo porterete avanti nel migliore dei modi, io rifaccio quello che stavo facendo il giorno prima, per cui dimentico, per quanto si può dimenticare, di che mi hanno bruciato la macchina, e vado avanti e cerco di essere l'assessore che magari ha pagato qualcuno della mobilità o ha fatto un bando o ha fatto un'azione per le scuole. Ma intimidazione, intimidazione, telefonate? No, ho avuto un episodio che tra l'altro avevo anche denunciato, di uno che mi ha scritto su Facebook, che è la prima volta che mi vedeva, che mi incontrava, mi prendeva a calci, o offese varie, essendo che ho un contatto diretto con una persona del commissario, del commissariato di polizia di Siderno, sono andata lì, ho denunciato, ho fatto denuncia alla polizia postale, e dopodiché, no, devo dire la verità, non ho avuto null'altro. Un po' di paura c'è? Ce l'hai, insomma, no? Quando torni, quando esci? Ho le passeggiate sotto casa delle forze dell'ordine, che, devo dire la verità, questo ti fanno stare anche tranquille. Ci sono loro che 2, 3, 4 volte al giorno passano giù. Quando faccio le iniziative, so che ci sono. Se devo fare un'iniziativa dove penso che ci sono dei manifestanti, la Digos è la prima ad essere allertata. Poi, detto questo, la paura non ha mai fatto parte di me. Sono andata nei campi profughi, sola. Senti, non hai ricevuto richieste di raccomandazione? Passa un'altra domanda. È normale. È normale. Siamo in una regione piena di bisogni. E quindi il fatto di avere quotidianamente in spiaggia, arriva la mamma che non vuole che il figlio va via, la moglie che non vuole che il marito stia solo a casa a non fare nulla, arriva. E io per questo dico che la comunicazione, rispondere e dare le risposte, la giusta comunicazione a tutti è la strategia migliore, perché nel momento in cui, che è una cosa stupida, uno fa un video su internet e descrive il bando, automaticamente lo stai dicendo alla signora che ti ha fermato in spiaggia per chiedertelo, e la signora che sta in una montagna che non ha mai visto. Parteciperai a questa riunione a Camigliatello, sì? Il 30, perché il 29 c'è un'iniziativa bellissima a Roccella Ionica, che è una cittadina molto bella della Locride, ed è l'unico paese in Calabria ad avere le 5 vele di Legambiente. Siamo con Legambiente a parlare. Quindi di snob sviluppo. Il primo giorno del PD? No, non snob il primo giorno del PD, do una risposta ad un impegno preso precedentemente. Beh, insomma, poi il 30 però ci sarà. Ci sarà il 30. Il 30 ci sarò. Mi dispiace dover mancare al Gay Pride di Tropea, devo dire la verità. Ci saranno contestazioni a questa assemblea del PD?
Che tu sappia, anche se sei un assessore tecnico. Ho letto i giornali, ho letto i giornali, quindi probabilmente tecnici sì. Tecnici nel mirino della politica, del partito. Questo dicono i giornali e voi li scrivete, quindi. Sarà una bella partita questa di questo incontro in Sila, che poi Minniti l'ha deciso in Sila per evitare che Carletto Guccione soffrisse il caldo. L'abbiamo pensato tutti. L'ha detto Minniti nella riunione della direzione regionale. Io sono donna di mare, per cui sarebbe stato secondo me anche logisticamente più fattibile un posto centrale dove alla stessa distanza tutti. Se tu dovessi dare un voto a questa esperienza tua da assessore? Ma io l'ho detto, allora fa parte di me una cultura molto positiva. Quando io facevo il lavoro precedente che giravo nell'area del Mediterraneo, il mio hashtag era Lucky Girl. Io do il voto massimo perché per me ogni giorno è avere un compito che non dico mai avevo sognato nella vita, ma avevo sperato tante volte di poter gestire qualcosa per la mia regione, per cui il mio voto è massimo. Quindi farai adesso politica, insomma, non puoi fare un passo indietro più. Io veramente l'ho sempre fatto, per cui non è una a livello comunale, a livello altro, ma io penso che però fare politica... è un'altra dimensione questa. Però, con tutto il rispetto per il livello comunale, ma questa è un'altra dimensione. Però chi, questo può sembrare demagogia, ma giuro, lo penso davvero, chi vuole bene alla propria terra fa politica in tutti i ruoli. Sicuramente, questo sì. Però, quindi fa politica e la fa... chi fa politica in maniera sana e col cuore volendo bene alla propria terra, per cui la facevo il giorno prima di avere questo ruolo, la farò anche il giorno dopo. Che rapporto hai con le opposizioni? Con il centrodestra, quello che rimane, diciamo con le opposizioni in generale. Ma dov'è il rapporto? Devo dire la verità, dal centrodestra non sono mai stata attaccata. Questo. Quindi fa una pessima opposizione, centrodestra, o tu fai un ottimo lavoro. È dal centro-sinistra che viene attaccata, capito? Dal centro-sinistra che viene attaccata, quindi questa è come dire, la... E i forestali che mi dici? Dei forestali se ne occupa il presidente che la delega lui all'agricoltura. Io ti posso parlare degli LSU e degli LPU, se ti può interessare. Stabilizzazione? Qui c'è un percorso iniziato con livello nazionale che ha iniziato il Presidente Oliverio già nel 2014 con la contrattualizzazione che doveva durare 3 anni e che noi speriamo e stiamo lavorando per farla continuare a durare ovviamente anche nel 2017. La Regione Calabria ha messo in bilancio i fondi sino al 2018 e stiamo già lavorando insieme al Ministero del Lavoro, perché devo dire la verità, è una cosa che mi piace ribadire, perché tante volte si pensa che la Calabria è antitetica o ha un rapporto di antagonismo con il Ministero del Lavoro, cosa che devo dire la verità, io non ho. E insieme agli uffici del Ministero del Lavoro stiamo lavorando sui dati che ci hanno dato i comuni, perché noi abbiamo già chiesto ai comuni la pianta organica, abbiamo chiesto ai comuni la disponibilità di inserire tra i dipendenti, come è stato fatto negli anni passati, gli LSU e gli LPU, e li abbiamo portati al direttore generale degli ammortizzatori, il dottore Menziani, e al Ministero. E stiamo lavorando da un lato politicamente per garantire che anche nell'anno prossimo ci siano i 50 milioni, e dall'altra parte tecnicamente per garantire insieme alla funzione pubblica che ci sia l'assunzione nel più breve tempo possibile di questi lavoratori. Bene, mi pare che possiamo chiudere qui. Sì, ti ringraziamo per essere stata con noi, abbiamo spaziato, trattato tantissimi argomenti, credo insomma di avere anche idee più chiare sul ruolo insomma svolto da Federica Rocisano alla Regione, e tante cose appunto proprio per la mole di informazioni che viene trasmessa probabilmente sfuggono, invece ecco, mi sento di farti complimenti, di farvi complimenti per questa cosa del reddito minimo che potrà essere assicurato. Questo è il provvedimento. Credo sia anche in questo la Calabria, insomma, dia dimostrazione. Questo è il provvedimento più serio in questo momento, più serio perché va a lenire la sofferenza di tantissimi, per quanto è una goccia, però è già qualcosa, perché sono famiglie che stanno veramente male in questa terra, veramente, veramente male. Bisogna fare qualcosa per loro. Per loro e per i giovani, perché i giovani devono essere messi nelle condizioni di potersi giocare l'opportunità del lavoro. Io dico sempre di scegliere se rimanere o andare via. Ho capito, è però, un diritto. Però, che fino ad oggi non però chi è nelle condizioni, nelle possibilità di poter dare loro una mano nello sperimentare quello che hanno appreso nel corso del loro percorso formativo universitario deve farlo.
perché noi diciamo sempre i giovani, ma i giovani adesso, non fra 10 anni. E deve farlo seguendo il criterio appunto delle liste e non il criterio delle raccomandazioni che vengono fatte anche quando si sta sotto l'ombrellone. Se questa è la filosofia, diciamo, di questo impegno anche nei confronti dei giovani, credo sia la filosofia e l'approccio giusto. Bene, grazie a Federica Lorcisano, grazie a tutti voi. Arcangelo, ce ne andiamo, mandiamo la sigla e poi comincia un breve periodo di ferie per recuperare. Ci vediamo a settembre. Rimandate a settembre. No, rimandate a settembre. Per la Lorcisano cominciamo le ferie, mica per noi. Noi lavoriamo. Ma la Lorcisano l'anno scorso ha avuto un agosto travagliato, tra virgolette, nei territori, beatamente tra la gente, quindi beatamente tra la gente farò un altro agosto. Grazie, arrivederci, a domani. Questo programma vi è offerto da...